Tiziano Ferro, accetto miracoli e guardate chi c'è accanto a noi. Eccoci Tiziano qua. Ferro! Tiziano Ferro, applauso! Buonasera, buonasera, ciao a tutti gli amici, ciao di Zeta. Tiziano, ben trovato Radio Zeta. Un grande piacere tornare, tra l'altro non avevo mai visto questi studi nuovi, bellissimi. Ti piacciono? Veramente fichi. Fichi, noi siamo belli. Anche in radiovisione, Tiziano, sul canale 266 del Digitale Io sono terrestre. Quello vestito in blu. Esatto. E loro sono quelli con le magliette quasi uguali che dicono le cose in sync. Esatto. In sync. Proviamo a dire una cosa in sync. Sono le... 4! Siamo anche abbastanza intonati. Mi avete scioccato, sì. Tra l'altro, ecco, Tiziano che è un grande fan della radio. Ma voi non siete parenti, no? No, perché ci assomigliamo? No, in effetti no, però c'era un elemento di... Che è il sync. Era affascinato da tutti i vari, le varie citazioni che ci sono da fare, no? È vero, Tiziano? Ma io sono molto... vi ammiro perché, insomma, siete obbligati a fare molte cose. Cioè, obbligatorio disannunciare ultimo disco, obbligatorio ricordare... No, bene, giusto. Tra poco magari faremo disciplina. Faremo la prova speaker magari. Allora ragazzi, oggi è un bel giorno, un giorno molto importante per Tiziano e per la musica, perché finalmente è uscito Accetto Miracoli, il tuo nuovo album dopo 3 anni di attesa. Lo aspettavamo tanto. Ho dei tempi un po' geologici. No, beh, però poi rimani nel cuore e per anni, devo dire. Te lo dicono due fan, ma fan con la F. Se noti, io, ecco, Official Fan Club 2014-2015, quindi... Cresciuti con la musica, con la tua musica, ancora stiamo crescendo. Insomma, un ventenne e un trentenne che davvero tu fai la colonna sonora della nostra vita. Sono felice, questa è una cosa molto bella, perché nel tempo, cioè vedere cambiare le generazioni, cioè voi siete il futuro della radio. È bello avere, cioè quando io ero un ragazzino gli speaker, cioè non gliene fregava niente, certo, di uno nuovo. Adesso è bello vedere i nuovi giornalisti, i nuovi speaker, perché sono cresciuti anche con me. Certo. E quindi è divertente, siamo sulla stessa barca, insomma. Sì, perché devo dirti che, come dire, tu hai questo incredibile potere, Tiziano, di quando ascolti un tuo pezzo, di tirar fuori quell'elemento che si chiama sensibilità, no? E tu stia vivendo una storia d'amore, un periodo complicato, anche una separazione, la tua colonna sonora tira fuori proprio un elemento chiave che è la sensibilità, che credo poi sia l'elemento che ti appartiene di più anche nel tuo carattere, nella tua vita quotidiana. Ma diciamo che non ho molti blocchi, l'unica cosa che ho imparato, l'unica regola che seguo sempre nel fare questo mestiere è limitare i filtri, perché quando lo fai la verità ti avvicina molto di più alle persone, no? Poi la verità in linea di massima è molto più facile delle cazzate. Cioè riesco a sostenere molto più facilmente una verità scomoda che una cazzata facilissima. E allora, quindi così, viva la verità. Allora, al 266 del digitale, al 735 di Sky potete seguirci o anche scaricando la nostra applicazione ufficiale o sul sito radioz.it. Tra poco parleremo con Tiziano Ferro anche di quanto è figo fare la tracklist, perché a quanto ho capito a lui piace parecchio sia la tracklist sia la scaletta dei concerti. Sì, potrei fare anche la tracklist degli altri cantanti. Esatto, ne parliamo tra poco. Intanto ascoltiamo un nuovo brano da Accetto Miracoli, si chiama Le Tre Parole Sono Due. Le Tre Parole Sono Due è un brano che esce da Accetto Miracoli, Tiziano Ferro, a Radio Z Collettivo Z. Che bello, Tiziano. Grazie. Ci stava raccontando che poi pensava addirittura di non inserire questa canzone nell'album. La canzone, poverina, è nata un po' zoppa, perché l'ho scritta piano e voce e mi sembrava un po' estranea a questo disco. Questa canzone l'ha salvata Timbaland, perché lui si è innamorato della canzone stessa. Mi ha detto no, vedrai che adesso con la produzione la salviamo. Ok. Te la faccio capire io questa canzone. Ha iniziato a metterci questi beat pazzeschi e lo snap, eccetera, eccetera, e l'ha trasformata in una cosa. Sta diventando un po' la sorpresa di questo disco, perché piace a tanti. Sì, anche a noi piace parecchio. No, tanto allora basta. Perché poi tu ti sei affidato a questo nuovo produttore Timbaland, certo, no? Sì, che sì, ha prodotto sì, la maggior parte delle tracce dopo tanti anni di lavoro con un altro produttore, no? Certo. Tu hai detto, insomma, io ero un fan di Timbaland e volevo miseria, come dire, trovare però la fuoriuscita dalla mia zona di comfort, giusto? Era utile, insomma, i rapporti, anche se belli, di lavoro a volte si corrodono, no? Cioè si esauriscono naturalmente, non c'è bisogno di litigare o... Succede, semplicemente succede. Probabilmente ammettere che c'era bisogno di uscire fuori da questo rapporto che ormai era diventato statico era una cosa molto complessa per me. In realtà è arrivata la possibilità di fare il disco con Timbaland e questa frattura è venuta da sé. Ed è stata una frattura che mi ha messo di fronte alla necessità di ricominciare da zero, perché io avevo tutto da dimostrare a Timbaland e anche tutto da perdere, perché un disco nuovo
partendo veramente da una zona di buio totale. Ma com'è stato il primissimo incontro? No, cioè, guarda, una comica sul perché surf. Io in realtà ero basito e lui è tutto musica. Dopo 10 minuti ero convinto che, cioè, ero andato lì solo a conoscerlo, a prendere un caffè, perché, cioè, mi voleva conoscere. E lui dopo 5 minuti ha detto: beh, non abbiamo più niente da dire, facciamo musica, dove sono le tue canzoni? Io non ce l'avevo, no, le canzoni nuove, non ce l'avevo. Ho dovuto chiamare il mio fonico a Milano, che per fortuna ha recuperato un paio di sessioni di canzoni, e abbiamo iniziato. Sono uscito fuori con una canzone e mezza il primo giorno, senza sapere che avrei fatto musica con Timbaland, cioè una roba allucinante. Il cervello bruciato sono io. Sì. E allora, ho pianto molto. Ecco, vedi, perché poi devo essere fuori sincero. Tutta l'emozione. Ne parliamo ancora tra poco. Intanto 266 del digitale o 735 di Sky. Torniamo adesso al 2011 con la differenza tra me e te. Bellissimo, è bellissimo Tiziano qui a Collettivo Z. Stiamo divertendo. Vi prendo un po' in giro perché siete giovani, insomma, ci sono delle scene comiche dietro le quinte, insomma, vabbè. Facciamo firmare tutto, magliette, tutto per gli amici della radiovisione. Allora, Tiziano, parliamo un po' di LA. Noi siamo curiosi di sapere, un italiano LA, come vive, che stile di vita fa, quanto, cosa mangi? A che ora si alza, se c'è la colazione, com'è? La colazione c'è, l'hanno inventata, anche è una cosa che la gente fa. Ma sai, la cosa figa di LA è che tutti sono molto mattutini. A me piace questa cosa, perché svegliarmi presto, cioè svegliarmi tardi, mi dà sempre l'impressione che sto perdendo qualcosa. E svegliarmi presto per me è una cosa molto bella. A parte che i cani vogliono mangiare intorno alle 6:30, cioè gli unici cani che non dormono. Capito? Quanti ne hai tu? In casa due, okay. Poi vabbè, altri in giro, dei quali mi prendo cura a distanza, ma e poi no, è bello perché comunque, essendoci, cioè, secondo me la temperatura e il clima entrano nella personalità delle persone, quindi questo sole migliora la vita, certo, diciamoci certo. La verità. Tu ti alleni, ecco, magari ad esempio ti piace allenarti, lo fai in spiaggia o no? No, tua... io la spiaggia non la sopporto. No, perché adesso ti spiego perché abbiamo qui una persona che fa CrossFit, ma è proprio fissata. A me piace molto il CrossFit, lo faccio anch'io e mi diverte molto. Il bello del CrossFit è che è veloce, esatto. Cioè tu puoi fare un allenamento che ti affatica, sudi, butti via un sacco di tossine e lo puoi fare in 3/4 d'ora. Quindi lo faccio, pensa che faccio questa lezione ogni paio di volte a settimana, quindi di gruppo con tutti i CrossFit, le stazioni eccetera eccetera, e io la chiamo Flaco Class. Flaco in spagnolo vuol dire magro, perché ogni volta che la faccio in maniera costante vedo che dimagrisco. Quindi... No, allora ecco, Diego fra CrossFit circa da tre anni, io l'ho fatto per un mese. Io te lo dico perché ma l'hai fatto male. ti ringrazio. Sai cosa? Che io ho una perdita di peso importantissima, no? Lo so. Come te. E quindi ho detto, beh, il CrossFit mi sembra quello più giusto. No, poi mi diverte perché cambia sempre, è vero, ti trovi a lavorare in coppia con delle persone, quindi ridi, scherzi, ho fatto amicizia con tanta gente, cioè è una bella idea, anche a me piace. Bene, allora è arrivato il momento di ascoltare In mezzo a questo inverno, che è tra l'altro l'unico disco prodotto interamente da Tiziano Ferro di questo nuovo album Accetto Miracoli, e poi chiacchieriamo ancora insieme. E comunque anche il nuovo singolo. Esatto. Possiamo dirlo. Lo ascoltiamo. In mezzo a questo inverno, che meraviglia. Tiziano ci dovremmo andare in onda quando vanno in onda i dischi. Sì. No, perché adesso la domanda è d'obbligo. Parliamo del finale con Tiziano Ferro di Game of Thrones. Perché a Tiziano Ferro è piaciuto moltissimo. Lo stavo recensendo, ovviamente in maniera negativa. Io vorrei firmare la petizione, quella. Ti ricordi quando online aprirono la petizione per rifilmare il finale di Game of Thrones? In realtà non è solo il finale, è tutta la stagione. Che per tentare di fare una cosa sicura è diventata una cosa noiosissima. Io guardavo gli episodi convinto che fosse uno scherzo. E stavo dicendo che la cosa più brutta è stata la riunione di condominio, nella quale dopo fuochi, fiamme e distruzioni, loro con grande calma nella riunione di condominio decidono chi sarà, insomma, il detentore del trono. Proprio come lo volevamo noi, certo, con quella suspense. Diciamo. No, ma io ho una curiosità, tu quando attacchi con una serie TV ti spari 12 ore davanti alla televisione? No, in realtà no, però in quel periodo lì non stavo tanto bene, avevo l'influenza e ho detto, ok ragazzi, non è possibile che il mondo è stato cambiato da questo Game of Thrones e io non l'ho neanche guardato, proviamo a vederne una. 6 stagioni in un mese. Record! Ti sei incollato. 6 stagioni in un mese. Ragazzi, Tiziano sarà negli stadi nel 2020 per celebrare anche il suo 40° compleanno. Esatto. Una bella festa fatta di soli singoli. Solo singoli, sì. Non sarà il tour del disco. Sarà un tour di celebrazione. 20 anni, quasi 20 anni di musica passati a cantare le mie cose. Sarà così. Sarà allora, noi sappiamo perché ce l'ha detto nel fuori onda che la prima canzone lui salterà come nel primo tour.
No, non posso perché mi è costato due ernie, quindi non posso assolutamente più. E poi l'età, insomma, stiamo festeggiando i 40 anni, quindi bisogna anche diventare coerenti con l'età che stiamo festeggiando, okay. Quindi non si salta entra più. Piano piano, scusate, sto arrivando. Possiamo fare crossfit prima del concerto, beh, ma non durante il concerto. Senti, come va con Instagram, che all'inizio era un po' partito così, adesso sì, ti vediamo sì. bello sai, i social a me non piacevano prima, poi Instagram mi ha fatto un po' cambiare idea, mi piacciono le foto, la grafica, il senso della sintesi di Instagram, e poi è bello perché succede una cosa, la puoi dire subito con una foto. Per esempio leggevo questa cosa dei Grammy di Andrea Bocelli, grande sorpresa, pazzesco. Andrea Bocelli, insomma, nominata ai Grammy USA, e certo, c'è una mia canzone nel disco. Allora facciamo una cosa in chiusura fatta bene, visto che tu hai fatto lo speaker, 20 che secondi per dire che oggi è uscito Accetto Miracoli, fallo alla radio, vai. Beh ragazzi, io i miracoli li ho già accettati, sto qua con voi, non vedevo l'ora di presentarlo, sta andando da Dio, l'energia è magnifica come la vostra, grazie per le vostre bellissima energia, amici di Zeta, spero di vedervi presto. Tiziano Ferro, Radio Zeta, un applauso! Accetto Miracoli, grazie Tiziano, grazie a voi ragazzi. Radio Zeta, generazione futuro.